I like stunts. Or no, I used to like stunts. Now I don't, but I used to like them. There was a big jump at the end, in the end of Blade Runner, there's a big jump. There were two stunt guys for this jump to do, you know, to do for me what I could do. And I'd seen in the days, in the week before this stunt was going to happen, I had seen one of them exercise. And from the corner of my eye, and I would go, and he would be jumping from one trampoline to another that was angled. Okay. Allora, quindi il successivo ha a che vedere con gli stuntman, con il ruolo degli stuntman che tanto ci aiutano nel cinema. Allora c'era un salto molto, molto complesso da fare, tanto che addirittura erano state identificate due persone che avrebbero fatto questo salto in due momenti diversi, per poi, insomma, cosa che poi si sarebbe trasformata invece nella scena in un salto unico fatto da me. Cosa che ovviamente io non ho fatto. Comunque, inizialmente quindi vedo, nei giorni immediatamente prima al fatto che dovevamo appunto girare la scena, vedo questo stuntman che si prepara, fa ginnastica, doveva saltare da un tappeto elastico ad un altro tappeto elastico. Yeah, and so he would go on like this. And every time hit this one, he would go, hey! Hey! So, I had doubts about this guy. The other stuntman that was there, I never saw him before. So, on the night that we were doing this stunt, the first stuntman jumped and he crossed his ribs and he couldn't do it anymore. The second one that jumped missed completely. It was a net. But he missed it and hurt his arm or something. And at this point we were like at 5 in the morning and the light was starting to show up. And we were like, what the hell do we do? Dunque, cosa succede? Questo stuntman che si stava preparando, stava facendo esercizio, durante la prima scena, quindi facciamo il primo chuck, si rompe le costole, quindi fuori gioco. Arriva il secondo io non l'avevo mai visto, evidentemente magari non si era preparato, fa il salto, ecco, era una scena notturna, quindi era importante che questa cosa poi avvenisse di notte, fa il salto e manca completamente l'appoggio. Dopo il salto fortunatamente c'era la rete di sicurezza naturalmente che gli ha salvato la vita, però ovviamente cadendo sulla rete si è fatto malamente, si è fatto male a un braccio, quindi era fuori gioco anche il secondo stuntman e albeggiava. Yeah, these big buildings were set. They were sets. They were built on. You could move them. They were built on wheels. So I said to Ridley, if you move the building, if you move the building a foot, then I can do it. I promise. And he said, okay, do it. So they moved the building. They changed the camera angle a little bit, and then you know. I had my nail, I had my dub, did the jump, and did the stunt, and it was nice. You know, I saved the production a lot of money. Ecco, questa storia naturalmente ha un lieto fine. Il salto doveva venire da un edificio ovviamente costruito ad hoc per il set camminava letteralmente su delle ruote, era stato costruito ad hoc, quindi chiesi alla produzione se potevano spostare di un 30-40 centimetri il set letteralmente, e io avrei fatto il salto. L'hanno spostato, ho fatto il salto, avevo i miei portafortuna, la mia colomba, e quindi l'ho fatto, ho salvato la produzione. The truth is that my profession, honestly, 80% of what we do together to make a film, 80% of that is like complete, almost complete nonsense, and it's funny.
And of course you have to be serious, and we don't, you know, we don't expect all these things to change and go wrong, but honestly, 80% is really, you don't want to know about it. The 20%, that's the film, and that is what you end up with. But that's what the most fun for me, that from, let's say, you can go from a profound moment to complete bullshit in 5 seconds. La cosa incredibile del mio lavoro è proprio questa, ed è quello che amo, di un film che noi prendiamo al 100%, ce n'è un 20% che finisce in realtà nella sala di proiezione, l'80% sono poi delle gran prove, dei grandi tentativi, dei momenti di grande divertimento, quindi passiamo poi sul set da momenti magari di commozione, di coinvolgimento emotivo, a momenti in cui proprio trascendiamo totalmente, e questo avviene in pochissimi secondi. Really? Bullshit. Yeah? Bullshit? Attenzione. Bullshit. Ok, you understand. Si è aperto un dibattito questa mattina sulle parolacce, da tradurre o non tradurre. Really, la parola bullshit, non è una parola che amo tradurre, diciamo sciocchezze, scemenze. Yes.